Ciao a tutti e benvenuti alla sesta puntata di Tessiland Condivision. Quest'oggi analizzeremo insieme tre progetti pubblicati e condivisi tra il 15 e il 21 giugno, sempre sulla nostra pagina Facebook Meglio di Maglia. Vedremo quindi la rivisitazione di un progetto, analizzeremo insieme la differenza tra vari cordini, scopriremo chi è che ha ottenuto più mi piace, ci focalizzeremo su un aspetto molto importante per realizzare le borse e scopriremo qualcosa in più anche su una new entry nel catalogo Tessiland. Quindi insomma le cose da dire sono davvero tantissime, quindi non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo subito. Il primo progetto che vedremo quest'oggi è quello di Silvia Trivellato, che ha preso spunto da un tutorial, e questo diciamo riprende un po' il discorso che abbiamo già affrontato l'altra volta, quindi l'importanza delle youtubers, quanto siano fondamentali i loro consigli da cui prendere spunto e che poi possiamo in seguito adattare in base alle nostre esigenze e ai nostri gusti. E Silvia Trivellato fa proprio questo, prende spunto da un tutorial della Fatta Tutto Fare, a cui senz'altro rinnoviamo i nostri migliori auguri in quanto esattamente una settimana fa è stato il suo compleanno, e il tutorial in questione è un vestito a palloncino pubblicato circa un paio di anni fa. E Silvia lo ha ripreso e lo ha diciamo adattato a mo' di copricostume. Il filato che ha utilizzato è il King, ci ha detto che non ha riscontrato grosse difficoltà per realizzarlo, solo un po' all'inizio per capire quante catenelle fare. Infatti questo vestito è realizzato con punto alto e catenelle. Però adesso vediamo nel dettaglio le misure, quanto filato ha utilizzato e soprattutto scopriamo qualcosa in più proprio della fettuccia King. Allora, Silvia ci ha dato quelle che sono le misure esatte del vestito che ha realizzato, che dovrebbero corrispondere a una taglia circa 40-42. Le misure sono 81 di lunghezza, 32 di spalle, 40 i fianchi e 52 invece la parte finale della gonna. Il tutto realizzato con circa 600 grammi di fettuccia King nella variante del colore bianco e lavorato con un uncinetto numero 4. Il King ha un rapporto qualità-prezzo davvero ottimo e non pensate che sia davvero così semplice realizzare una fettuccia, soprattutto con una gamma di colori così vasta come quella presente all'interno del nostro catalogo. È un cotone, un misto cotone davvero molto valido, fresco ma allo stesso tempo anche coprente, quindi diciamo che è perfetto un po' per quelle che possiamo definire le mezze stagioni. È un filato, come avete visto, insomma, con tanti colori disponibili ed è soprattutto anche tanto utilizzato sia dalle nostre youtubers ma anche da tutte voi, quindi per chi magari volesse avere un'idea un po' più chiara può senz'altro cercare sui nostri social questo filato e vedrete che di progetti ne riuscirete a vedere davvero tanti, quindi insomma ecco, cercate, digitate King e poi scegliete il progetto più adatto a voi. Il secondo progetto che vedremo quest'oggi è quello di Nicoletta Zecchini. Grazie a lei oggi potremo affrontare una tematica che spesso abbiamo riscontrato all'interno del nostro servizio di assistenza, vale a dire la differenza tra i vari Swan. Capiamo insomma questa problematica perché comunque ce ne sono di diverse varianti e quindi un po' di confusione può starci. E quindi cogliamo l'occasione proprio per chiarirvi un po' le idee. Ma andiamo per gradi. Nicoletta ci ha detto che ha realizzato questa borsa prendendo spunto da un tutorial visto su YouTube e si è trovata davvero molto bene. Lei ha utilizzato lo Swan Magnum e l'uncinetto numero 8, ma solo perché ha una mano particolarmente stretta, quindi insomma regolatevi anche voi in base alla mano che avete. È una borsa che ha definito molto capiente, ma allo stesso tempo anche con un gran sostegno, proprio grazie un po' alla rigidità del filato. Adesso però analizziamo un po' nel dettaglio la differenza tra questi Swan.
Allora, questo cordino può differire per spessore, composizione e il modo in cui viene presentato. Partiamo quindi proprio da quest'ultimo punto. Come ben sapete, lo Swan può essere presentato in busta oppure in rocca. È da dire che comunque sempre 500 grammi sono. Allora, lo Swan in busta viene inserito a mo' di cascata. Pertanto, il modo migliore per utilizzarlo è mettere la busta così in verticale e poi tirare semplicemente il filo, così che il lavoro possa essere senz'altro più scorrevole. Ovviamente la cosa che consigliamo è di non tirare mai fuori tutto il filato, perché potrebbe essere molto più semplice il fatto che possano esserci nodi o possano crearsi dei grovigli. Quindi tirate semplicemente il filo e vedrete che sarà molto semplice la lavorazione. Oppure in rocca, e qui insomma il lavoro viene da sé, perché vi basterà semplicemente tirare il filo e fare appunto il progetto che intendete realizzare. Veniamo adesso alla composizione. Allora, lo Swan Slim, Medium, Magnum e lo Swan con la R sono 100% polipropilene. Invece lo Swan Glitter e il Regular sono in poliestere e pertanto questi due potrebbero risultare leggermente più rigidi, ma d'altronde insomma per la realizzazione di una borsa un po' di rigidità è necessaria e c'è anche chi lo preferisce proprio per questo motivo. Veniamo adesso invece allo spessore. Allora, lo Swan Medium con la R, Glitter e Regular sono tutti da 2,2 mm, invece lo Swan Slim da 1,8 e lo Swan Magnum da 3,3. In base anche, diciamo, a ciò che abbiamo detto prima, possiamo in un certo senso dire che lo Swan Medium e lo Swan con la R, essendo entrambi 100% polipropilene e di uno spessore di 2,2, possono in un certo senso essere definiti gemelli, se non per la differenza del modo in cui vengono presentati. Ma dobbiamo aggiungere che però lo Swan Medium ha una gamma di colori sicuramente molto più vasta, che verrà riassortita oltretutto tra la fine dell'estate e settembre, e che potrebbe essere anche magari arricchita in seguito. Io mi auguro che insomma, ecco, adesso possiate avere un'idea un po' più chiara di questo cordino, altrimenti sapete bene che potete commentare o comunque contattarci al nostro servizio di assistenza e saremo senz'altro felicissimi di rispondervi. Il terzo progetto che vedremo quest'oggi è quello di Francesca Mondo, di cui abbiamo già potuto ammirarne un lavoro proprio nella prima puntata di Tessiland Condivision. Non so se ricordate quei meravigliosi fiori realizzati con il filo di Scozia. Ecco, Francesca è stata nuovamente premiata e questa volta proprio da voi. Infatti la sua è la foto che ha ottenuto più mi piace nella settimana dal 15 al 21 giugno. Francesca ci ha raccontato che adora fare progetti molto particolari e mai scontati, e ovviamente all'uncinetto. E per realizzare questa blusa ha preso spunto da una maglia che ha già all'interno del suo armadio e che le piace soprattutto per una caratteristica, quindi queste maniche molto larghe. E quindi che cosa ha fatto? Ha realizzato questa blusa, appunto come potete vedere nella foto, con un punto che ha utilizzato la Fata Tutto Fare all'interno del tutorial della maglia Odette. Quindi Francesca ha preso questi due pannelli realizzati con il punto appunto della maglia Odette, pannelli di circa 80 cm x 40, li ha uniti e ha lasciato lo spazio nella parte superiore di circa 32 cm per la testa e poi un altro spazio nella parte inferiore appunto per la parte finale del tronco. Ha rifinito le maniche con il punto basso e invece con il punto alto ha rifinito la fascia che potete vedere nella parte inferiore, che è alta circa 6 cm. Il tutto realizzato con 7 gomitoli di Iggy Lux. Lei lo ha utilizzato nella variante beige e con l'uncinetto 3,5.
Solitamente arrivati a questo punto siamo noi che insomma analizziamo il filato utilizzato, ma siccome già nelle precedenti puntate abbiamo parlato abbondantemente sia dell'Iggy che dell'Iggy Lux, questa volta abbiamo preferito che fosse proprio Francesca a darci la sua di opinione personale. E Francesca ci ha raccontato che tra tutti i filati che lei ha acquistato sul nostro portale, l'Iggy è sicuramente quello che le piace di più. Le piace sia appunto nella variante classica che in questa con il Durex, quindi dell'Iggy Lux. Ha scelto per realizzare questa maglia l'Iggy Lux nella variante beige perché lo ritiene un colore facile da abbinare con tutti gli accessori, ma anche con altri colori. Le piace soprattutto per quanto riguarda lo spessore, perché lo ritiene adatto sia per l'abbigliamento che per gli amigurumi. Infatti ci consiglia anche di utilizzarlo con un uncinetto più piccolo, soprattutto per pupazzetti oppure oggetti da riempire con un'imbottitura, bustine, borse, insomma. Le piace davvero molto questo filato. Oltretutto, per il prezzo che ha, è sicuramente alla portata di tutti e, essendo un gomitolo da 50 grammi, ha comunque una metratura davvero molto valida. Quindi, insomma, secondo me non c'è altro davvero da aggiungere se non brava Francesca, e ricordarvi anche che Francesca Mondo ha una pagina Facebook in cui pubblica tutti i suoi tutorial, tutte le sue foto e i suoi progetti, che si chiama Le 1001 Idea. Quindi insomma, ecco, ancora brava Francesca. E chissà che non ci rivedremo anche prossimamente. Veniamo allo spazio dedicato agli approfondimenti. Come vi ho già accennato all'inizio della puntata, quest'oggi ci focalizzeremo soprattutto sulle borse. Abbiamo già visto lo Swan prima, quindi comunque un filato già molto rigido di suo, però qualora voleste utilizzare un filato molto più morbido, scorrevole e anche qualitativamente superiore, il Tè Sublime è senz'altro il migliore, il nostro insomma filato che possiamo definire must della collezione Tessiland. Potrete comunque ovviamente dare un effetto rigido alla vostra borsa, come grazie ai termoindurenti e alle reti. Iniziamo dai primi. Allora, ce ne sono di due varianti. Il primo è questo tessuto termoindurente, più comunemente definito sarpa. Come si applica? Apponete un tessuto oppure una fodera, questa sulla parte adesiva, e ne apponete un'altra, ma solo per sicurezza, insomma, e temporaneamente, anche su questa parte, su questo effetto similpelle. Passate successivamente il ferro da stiro e togliete quest'altro tessuto. In questo modo avrete una parte molto più rigida da poter applicare direttamente al vostro lavoro. Meglio ancora se lasciate un contorno di circa un centimetro, così da poterlo cucire direttamente sul lavoro realizzato. Oppure poi abbiamo quest'altro. La differenza tra i due insomma è notevole, vedete, questo è molto più malleabile, invece questo è molto più rigido. Infatti questo è un tessuto semi rigido, appunto indurente, che serve proprio per irrigidire borse e pochette. Come si applica? Si appongono i due tessuti, uno da un lato e uno dall'altro, perché mentre questo è adesivo solo da una parte, quest'altro invece è biadesivo. Apponete nuovamente il ferro da stiro, quindi stirate, e vedrete che poi avrete un corpo unico da cucire direttamente sul lavoro. Infatti anche qui deve essere lasciato assolutamente un centimetro di contorno, perché anche solo se pensaste insomma di cucire la parte indurita direttamente sulla borsa, credetemi, è molto rigido, quindi anche solo far passare l'ago potrebbe sembrarvi un'impresa impossibile. E invece lasciare questo centimetro nel contorno sicuramente vi aiuterà. Cosa importante: non utilizzate mai il vapore direttamente insomma o sul tessuto o sul termoindurente stesso, perché con l'acqua insomma potrebbero rovinarsi, di conseguenza rovinare anche il vostro lavoro. Ma adesso veniamo alle reti. Allora, una rete che sicuramente può servire per irrigidire le borse, quindi per dare diciamo un effetto portante, un supporto alle vostre borse, è senz'altro questa, la rete per plastica, che potete vedere in due varianti di colore e con due grandezze diverse di fori, o 5x5 mm oppure 10x10 mm, e questa serve proprio appunto per sostenere la borsa. Quindi poi dovrete semplicemente dare la forma della borsa che volete, inserirla all'interno e poi successivamente foderarla con una fodera oppure un tessuto.
Poi invece ci sono altre reti, canvas, preformate, non preformate. Queste reti invece vengono utilizzate per un altro modo, in particolare quelle come queste, quindi già preformate, vengono utilizzate soprattutto per il punto a bargello. Cosa significa? Che praticamente il filo viene posto già all'interno, viene passato attraverso questi fori e quindi poi al lavoro ultimato possiamo dire che avrete già una borsa praticamente già bella e pronta, ecco, semplicemente inserendo il filato che desiderate. Quello più adatto è senz'altro il Tie Sublime, lo Swan Medium, in quanto lavorati con uncinetto numero 3. Poi insomma regolatevi anche in base alla borsa e al punto che volete utilizzare. Quindi diciamo che se avete intenzione di realizzare una borsa, dare un maggiore sostegno, ecco, senz'altro Tessiland vi offre tutte le soluzioni fatte insomma per voi. La novità di cui vogliamo parlarvi quest'oggi è il Berry in una versione del tutto nuova. Parliamo di un gomitolone da 250 grammi vaporizzato. Che cosa significa? Significa che questo filato subisce il trattamento di vaporizzo, quindi che il filato con una presenza di fibra naturale passa in camere apposite dove subisce il trattamento al vapore e in cui quindi la fibra si rigonfia e si ammorbidisce, si rilassa, ottenendo quindi un gomitolo molto stabile e, credetemi, davvero molto soffice. È presente sul nostro sito, come forse avrete potuto vedere già da qualche giorno, in ben 36 colorazioni. È uno stoppino e pertanto è davvero molto semplice da lavorare ed è anche molto stabile nella lavorazione, stando attente però al verso in cui lo lavorate, perché proprio perché è uno stoppino, se lo lavorate nel verso contrario il filato potrebbe, tra virgolette, insomma sfilacciarsi. Per quanto riguarda questo invece sappiamo che è un filato, è vero, invernale, ma Tessiland insomma è già pronta con i prodotti per la stagione appunto che verrà, proprio per dare una sorta di vantaggio a chi vuole anticiparsi e quindi a chi vuole realizzare già adesso i prodotti da poter quindi poi utilizzare durante le stagioni un po' più fredde. Quindi valutate, perché credetemi è un filato davvero morbidissimo. Anche quest'oggi si conclude la sesta puntata di Tessiland Condivision. Qualora non l'aveste già fatto, io vi consiglio di iscrivervi al nostro canale YouTube, di seguirci sui nostri social Facebook, Instagram, ma anche Pinterest, e di continuare a pubblicare i vostri lavori, perché è sempre un piacere poterne parlare e discutere insieme di settimana in settimana. Vi ricordo inoltre che sotto il video potrete trovare tutti i link dei prodotti che abbiamo visto oggi. E prima però voglio darvi una piccola anticipazione per la prossima puntata. Piume. Meravigliose piume. Alla prossima, ciao!